che sono venute molto volentieri e indipendentemente dal voto che voi andrete a fare, devo dire che tutte e tre, appena chiamato, sono state subito carine e se avevano degli impegni se ne sono tolti, insomma morale, sono state veramente disponibili e già non è poco. La parola a Federica, la mia capa, che così è piccola ma tosta. Buona serata. Buonasera a tutte, ancora ci siamo. Ma fuori, sta tranquilla. Ma io dico proprio solo due parole, un saluto. Innanzitutto tengo a fare i complimenti e le congratulazioni per la nuova elezione di Barbara Fornasari come vostra coordinatrice. E tengo anche a dire che appunto Barbara fa parte anche dell'esecutivo della conferenza provinciale, ci ha tenuto molto alla mia elezione ad averla nel nostro gruppo di lavoro. E appunto, come accennavo prima, io penso che non sia tanto il fatto che nessuno di voi voglia o volesse fare, insomma, per prendersi questo incarico, ma è proprio il riconoscimento di come, diciamo, Barbara è un portento della natura. Quando si mette lei in azione, Barbara si va sicuri con Barbara, ecco, quindi davvero congratulazioni per questi prossimi 3 anni. Sono sicura che farai esattamente quello che dicevi prima, cioè costruirai anche una tua successione, perché penso che sia proprio anche una delle qualità dei dirigenti politici, di chi si assume le responsabilità degli incarichi, cioè quello di sapere che dopo di sé non c'è il vuoto o dopo di me il diluvio, ma appunto facendo parte di una comunità, di un collettivo qual è un partito, quando poi si sa che si va a terminare un'esperienza, si costruisce sempre anche il percorso per chi arriva dopo. Sono convinta che Barbara lo farà, e poi comunque tutto il rapporto della conferenza provinciale anche su questo e non solo. E appunto grazie anche, benvenute alle nostre 3 candidate, Daniela Vannini, Manuela Marsano, Elena Leti. Ha già detto Barbara di Simonetta Scalera che vi saluta, si scusa tanto, ma le concomitanze di impegni in questa campagna elettorale non consentono, appunto ci vorrebbe il dono dell'equità, cosa di cui ancora non siamo dotati, purtroppo. Campagna elettorale, esatto, e nonostante il multitasking, diciamo che su questo ancora. Campagna elettorale per le regionali, il prossimo 23 novembre, è importantissimo, si va a votare, e io penso che il primo impegno un po' per tutte noi sia quello di appunto far sì che quanta più gente possibile, quanti più cittadini possibile vadano a votare, perché sappiamo che è un reale problema quello dell'affluenza e di chi appunto andrà a esprimere il voto. E poi sappiamo anche che queste elezioni non è solo appunto scegliere il governatore, scegliere apporre una crocetta su una lista, ma abbiamo la possibilità appunto di esprimere preferenze, scegliere cioè chi ci rappresenterà davvero in consiglio regionale, con una grandissima novità per la prossima legislatura, che è quella della possibilità di espressione di 2 preferenze, ovvero se si sceglie di scrivere 2 nomi, necessariamente i 2 nomi devono essere uno di una donna e l'altro di un uomo. È appunto il meccanismo della doppia preferenza di genere, che è stato introdotto da una legge recentissima, è stata approvata al Consiglio regionale lo scorso 25 giugno, quindi sapete è stato proprio pochi giorni prima che cadesse, insomma, il governo regionale, ed è un'ottima cosa, perché la doppia preferenza di genere nella legge elettorale è dentro una legge quadro, la legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, che ha elaborato appunto la commissione per la parità della regione Emilia Romagna, la cui presidente Roberta Mori è anche la prima firmataria di questa legge. E io proprio su questo direi che lo stesso Bonaccini, nelle sue 10 parole chiave, che vogliono essere un po' l'esemplificazione del suo programma per la prossima legislatura, tra le 10 parole appunto ha inserito la parola parità, e declinando questo termine lui essenzialmente va a riprendere i punti di questa legge quadro per la parità appunto e contro la discriminazione di genere, perché effettivamente su questo il programma del Partito Democratico sarà esattamente la promessa di attuare questa legge. Noi sappiamo che le leggi possono rimanere carta morta, è importantissimo avere le leggi perché sono un punto
popolo su un puntello dal quale non si torna indietro. Appunto, da un certo lato possono rimanere lettera morta, però canta, canta, esistono, non si può prescindere. E questa legge quadro, tra l'altro, è la prima di questo tipo a livello nazionale, ce l'abbiamo noi, ed è una legge che spazia, appunto, nell'ottica proprio anche europea del gender mainstreaming, è divisa in 10 titoli che vanno da il lavoro, l'occupazione delle donne, il contrasto alla violenza di genere, l'educazione e la cultura di genere, e appunto la rappresentanza paritaria, insomma via via 10 titoli che spaziano su tutte le politiche pubbliche. E il candidato Stefano Bonaccini, che noi appunto ovviamente sosteniamo, ha fatto proprio questa legge, mettendola appunto nel programma per la prossima legislatura. Quindi io do immediatamente la parola poi a voi, perché questo è il senso di questa serata, cioè conoscervi e conoscerci e confrontarci. E io lancio, appunto, è una domanda molto aperta che però mi sentirei appunto di farvi, essendo questo un luogo non neutro, come appunto si suol dire, ma essendo un luogo di conferenza che è un'autonomia, e noi come conferenza cerchiamo sempre di portare un'elaborazione di un pensiero autonomo di genere, che non vuol dire pensare solo alle donne, ma appunto è la prospettiva di genere che è esattamente una leva di sviluppo per tutta la società, ma appunto con quell'orientamento. Vi chiedo appunto una sorta di vostro impegno anche rispetto proprio alle politiche di genere, perché ora che abbiamo sulla carta un meccanismo che ci garantisce la parità, che poi io voglio essere molto chiara e dobbiamo essere tutti molto consapevoli di questo, la parità che ce l'abbiamo nelle liste, abbiamo infatti le liste 50-50, abbiamo la doppia preferenza di genere, che è una possibilità, perché ovviamente il legislatore non può interferire su quello che è l'esito elettorale, quindi non può imporre ai cittadini di esprimere preferenze necessariamente per le donne. Sono tutti dei meccanismi per arrivare all'obiettivo, ma noi sappiamo che non è assolutamente detto e scontato che ci siano davvero consiglieri e consiglieri in numero paritario. Queste donne vanno votate, cioè va scritto il loro nome. Questo io è proprio, lo dico sempre e chiedo che appunto venga detto, perché non è che bello, abbiamo raggiunto grande vittoria, sì è vero, grande vittoria, perché in moltissime regioni la doppia preferenza di genere viene appunto cassata in maniera obbrobriosa, come è successo anche al Parlamento quando si discuteva della legge elettorale, cioè a scrutinio segreto gli uomini non fanno passare appunto l'introduzione di questo meccanismo. In regione Emilia Romagna abbiamo un livello di maturità politica di tutt'altro livello, appunto perché la prima volta che è stata proposta è subito passata, appunto lo strumento della doppia preferenza, però loro vanno votate, e questa è la nostra battaglia ulteriore. E io dico anche che ulteriore passo in avanti per il quale ci dobbiamo battere è quello dei contenuti. Benissimo avere più donne in numero paritario, poi chissà anche di più, cioè nel senso che non poniamo limiti alla nostra fantasia, all'immaginazione, anche avere più donne nei luoghi delle istituzioni, donne che però hanno anche competenze e sensibilità rispetto alle politiche di genere. Quindi è un po' su questo che insomma vorremmo confrontarci con voi. Vi lascio il microfono, non so, ne avete un altro? No? Perfetto. Lascio il microfono e Barbara, mi hai... La padrona di casa, mi ha mollato. Mi ha chiesto una cosa alla cucina. Vuoi dare tu la parola? Mi sembra sei tu la padrona di casa. Sì. Grazie mille a tutti. Allora, non so, volete che iniziamo che fare le domande le donne e voi rispondete, o vi volete intanto presentare? È meglio presentarvi. Altra cosa, se avete materiale appunto me lo lasciate, perché noi abbiamo iniziato a fare i banchetti e quindi riusciamo anche a fare pubblicità, perché altrimenti abbiamo solo quello degli uomini. Allora, iniziamo da qui, va bene, uguale? Allora, intanto vi presento Daniela Vannini, che è la prima. Stiamo per il ghiaccio. Vuoi parlare col microfono, che magari te la voce? Sì, fate pure qua. No, intanto grazie mille, io voglio ringraziare Barbara.
anche per congratulazioni intanto per il nome di questo incarico. Poi penso che questo sia valga anche per le altre candidate. Per noi è stato veramente molto importante avere questa occasione per presentarci, perché ovviamente per mille ragioni, perché siamo giovani, perché per mille ragioni per noi è importante farci conoscere, poter parlare delle nostre idee, delle nostre proposte per la regione. Quindi per noi è fondamentale avere questa occasione di confronto, quindi grazie mille, penso che sia per questo che eravamo molto felici di poter partecipare. Io mi chiamo Daniela Vannini, ho 32 anni, sono un ingegnere delle telecomunicazioni, ho lavorato inizialmente nel campo dell'incubazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico innovativo e da 8 anni invece lavoro in Alstom, che è una multinazionale francese che si trova a pochi chilometri da qui in via di Porticella, dove sono responsabile del dipartimento di pianificazione, noi ci occupiamo di segnalamento ferroviario. Dal punto di vista politico la mia esperienza nasce col PD, nasce nel 2006 con un'associazione che abbiamo accompagnato la nascita del partito e poi sono stata la responsabile dei diritti e migranti dell'esecutivo di Bologna e nel 2009 sono stata eletta nel consiglio provinciale dove sono stata la vice capogruppo del PD, quindi mi sono occupata in particolar modo dei diritti, di politiche di genere, di trasporti e di occupazione, che sono quei temi su cui vorrei impegnarmi anche in regione se sarà eletta. Bene. Velocissime. Allora, io sono Manuela Marsano, ho 42 anni e sono al mio primo tentativo di incarico, quindi non ho un passato né di amministratrice né di consigliera, quindi questa è la mia prima prova. E, dunque, appunto, 42 anni, sono dipendente del Comune di Bologna. Lavoro all'ufficio progetti europei, sono stata con COCO per 10 anni e da 5 sono funzionaria dopo un concorso pubblico, quindi conosco piuttosto bene tutto il tema della precarietà, insomma, un tema che ho a cuore. Appunto mi occupo di progetti europei, quindi ricerca di finanziamenti europei e ho lavorato nell'ambito della mobilità sostenibile, quindi progetti sulla mobilità sostenibile, sul turismo e per 6 anni sulla parità, in particolare sul contrasto alla violenza di genere e anche un progetto sulla conciliazione del lavoro con la vita familiare. Quindi sempre dal punto di vista europeo abbiamo trattato questi temi in una serie di progetti del Comune di Bologna. Il mio impegno in regione sarà focalizzato sul tema del lavoro in particolare e con tutti i posti da cui si può, quindi turismo, aziende creative, piccole e medie imprese, grandi aziende, e lavorare con una concentrazione e un utilizzo strategico dei fondi comunitari sia nella formazione che anche nelle strutture, nella ricerca e innovazione eccetera, perché si possano creare nuovi posti di lavoro. Questo è possibile, l'Europa questo ce lo consente, comunque ci aiuta a farlo. Quindi ecco, il mio messaggio è quello che vorrei portare, quello che l'Europa può essere un'opportunità se approcciata dal punto giusto. E naturalmente le precondizioni poi per questo possa realizzarsi, per quanto mi riguarda, sono la deburocratizzazione e la parità, perché secondo me da lì si parte, insomma. Quindi questo brevemente passo la parola alla mia futura collega. Grazie, salve, io sono Elena Leti, intanto ho 48 anni e mi fa specie che qui sono la più anziana, che vuol dire che è una bellissima cosa, perché non mi capita mai, quindi mi sembra un bel segnale, nel senso che vuol dire che queste candidature comunque hanno tenuto conto anche dell'età, che comunque è una risorsa, essere giovani vuol dire portare l'entusiasmo, portare delle idee, quindi mi sembra un ottimo segno questo. Non mi è mai successo di essere la persona più, quindi la trovo una cosa molto, molto carina. E, io sono attualmente presidente del quartiere Porto, fino a 3 anni fa, e sono però architetto di professione, quindi fino a 3 anni fa mi sono occupata ho lavorato in studi di architettura e mi sono occupata di progettazione e di riqualificazione umana. Inoltre ho conseguito un master sul contrasto alle organizzazioni mafiose e in particolare è stato il primo master in Italia e in Europa che si è occupato del riutilizzo e della gestione dei beni confiscati. Quindi quello che io vorrei portare in regione e di cui vorrei occuparmi sono 2-3 temi secondo me molto molto importanti. Il primo è la chiave urbanistica in senso ampio, la pianificazione territoriale.
Mi piace molto parlare di questa cosa, sto cercando di veicolare questo tema così difficile per far capire che l'urbanistica non è una disciplina tecnica, ma attraverso l'urbanistica noi facciamo delle scelte importantissime per quello che è il nostro territorio. Faccio due o tre esempi banali. Noi attraverso la pianificazione, attraverso l'investimento dell'edilizia popolare, abbiamo permesso negli anni passati di dare la casa a tantissime persone che non potevano averla. Abbiamo negli anni passati deciso gli standard urbanistici, che cosa sono? Vuol dire che ogni volta che uno costruisce una casa deve garantire dei servizi proporzionati alle persone che andranno a abitare in quella casa, quindi tot scuola, tot area verde, tot parcheggi. Questo cosa vuol dire? Garantisce degli standard di qualità urbana a tutte le persone che vanno a abitare in quel contesto. Quindi è uno strumento molto, molto, molto importante per fare politica. La seconda cosa di cui mi vorrei occupare è appunto il contrasto alle organizzazioni mafiose. Voi sapete, io ho fatto un tirocinio molto, diciamo, importante all'interno della Procura del Tribunale di Bologna. Ho seguito molti processi e attualmente ce ne sono ancora in atto, in cui si dimostra che insomma le infiltrazioni mafiose sono molto presenti anche sul nostro territorio, ma abbiamo questa bella occasione, la legge ci permette di riappropriarci di questi beni che sono stati confiscati dalle organizzazioni mafiose. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi beni possono essere, diciamo, restituiti alla collettività e noi possiamo farci dei progetti di tipo sociale. Quindi è una bellissima occasione, intanto perché acquisiamo dei beni gratuitamente, secondo perché sono presidi di legalità, hanno anche un significato culturale e politico molto molto importante, sono una vera battaglia, insomma, è un modo anche per costruire una consapevolezza della comunità nei confronti di chi in qualche modo invece attua, diciamo, queste politiche diciamo illegali, le chiamo in maniera molto... Terzo tema di cui mi sono occupata sia come presidente di quartiere e anche sono le politiche della sicurezza. Lo dico perché noi viviamo quotidianamente, e io anche come presidente di quartiere, insomma, abbiamo delle zone che sono molto in difficoltà, sono zone degradate, frequentate in maniera impropria. Queste zone si rilanciano non solo attraverso la repressione, quindi bene le forze dell'ordine, ma noi dobbiamo mettere in campo progetti di vario spessore che coinvolgono progetti culturali, di presidio, anche, diciamo, mettendo in campo le nostre forze per occupare questi territori attraverso i nostri progetti e anche attraverso una riqualificazione vera e propria urbanistica. Chiaro che servono delle risorse e io penso che attraverso la Regione noi possiamo lavorare molto su questo. La Regione ha già messo in campo vari strumenti, maggiormente il futuro, diciamo, è orientato su questo, cioè il futuro non è il consumo del suolo nuovo, il futuro è investiamo sull'esistente e rilanciamo e riqualifichiamo quello che c'è. È un'ottima occasione, la Regione credo che sia in prima linea su questo. L'ultima cosa, fino adesso noi siamo diventati città metropolitana. Fino a questo momento la pianificazione territoriale era in capo alla provincia, il famoso PTCP. Ovviamente la provincia è diventata adesso non nel caso di Bologna, ma anche in altre province, sono enti di secondo livello. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la Regione deve assumere, diciamo, quelle responsabilità che prima erano direttamente della provincia. Quindi la Regione deve ricostituirsi in maniera tale da poter eseguire un controllo sulla pianificazione territoriale dell'intera Regione, coinvolgendo ovviamente anche la città di Bologna, che è città metropolitana, quindi con delle prerogative particolari. Chiudo qua perché sennò vado avanti all'infinito e quindi... Allora, chi inizia con le domande? Perché so che qualcuno le aveva già preparata, quindi se mi fate il segno io dico... Posso inizi tu? Sì, per un breve. Va bene. Proprio alla nostra candidata. Elisabetta. Allora, Martano, io sono andata a guardare se sono anche prendi il microfono, sai cosa? Che non ho trovato l'altro microfono. Aspetta, sono andata a spulciare un po' il suo sito per vedere come ho fatto con le altre candidate. Aspetta un attimo, Elisabetta, vai. La che lazzate. Allora, sono andata a spulciare sulle vari profili delle candidate per farmi un'idea. E ho trovato alcuni spunti interessanti su che cosa voglio fare in regione.
i suoi obiettivi. E dice, tra i suoi obiettivi da realizzare, si possono realizzare, leggo perché non sbaglio, tre condizioni fondamentali: la diffusione sempre maggiore della cultura della legalità e della lotta contro le mafie, il lavoro nero e l'evasione fiscale, la parità di genere e l'uguaglianza nelle opportunità offerte, la lotta alla burocrazia soffocante, il primo obiettivo la velocità. Come intende portare avanti queste, la realizzazione di queste tre condizioni? Chiaramente, per breve. Ci diamo un tempo, non so, veloce. Di solito, sì, 5 minuti, ma sì. Dipende se ci sono tante domande, non so. Non so, vogliamo raccoglierne prima, non lo so. Allora, sì. No, io dunque, quelle le sento come precondizioni, no? Quindi secondo me quelle sono veramente fondamentali perché il resto si possa realizzare. Quindi, per quanto riguarda la prima, il tema della lotta per la legalità o contro la legalità, è fondamentale perché la regione rimanga, la regione Emilia Romagna non è una regione di mafie, è una regione comunque per mafie, una regione molto ricca, quindi secondo me c'è tutto un tema, per esempio, il tema del gioco d'azzardo, le slot, eccetera, alcuni regolamenti comunali sono stati fatti, andare in quella direzione. Quindi la tutela del cittadino anche attraverso norme, quindi per esempio le slot che non debbano essere a distanza, eccetera, eccetera, poi dovrebbe essere in tutta la regione. Il discorso degli appalti con veramente moltissima attenzione, utilizzare sempre di più le whitelist delle aziende che hanno appunto dal punto di vista certificato del comportamento, sia nel piccolo, insomma. Quindi tutto questo discorso è assolutamente fondamentale per creare le precondizioni. Lascio la parità per ultimo perché credo sia il punto importante. Per quanto riguarda la lotta alla burocrazia, io credo che ci siano due cose. Uno è il numero di norme che ci sono, che rendono la vita semplicemente molto complicata. Per esempio, l'utilizzo reale, concreto ed effettivo delle banche dati comuni potrebbe aiutare tantissimo. E questo la Regione Emilia-Romagna l'ha messo in pista, però su questo bisogna continuare a lavorare seriamente, che tutti i comuni mettano a disposizione su queste banche dati e che sia fatto nello stesso linguaggio anche, perché magari i dati ci sono, però sono in linguaggi diversi, quindi tradurre e da questo punto di vista mettere in comune le cose agevolerebbe moltissimo. C'è anche da lavorare, secondo me, lo dico da dipendente pubblica, sull'approccio all'ente pubblico e dell'ente pubblico al cittadino. Quindi se si realizzeranno alcune condizioni che sono anche la valorizzazione del dipendente pubblico in un certo modo, sicuramente l'atteggiamento sarà diverso. Quindi secondo me c'è da lavorare moltissimo anche su questo, lo dico, faccio la mia colpa da questo punto di vista, però anche su questo secondo me c'è da lavorare. C'è da lavorare su come alcuni uffici tengono i tempi, cioè si può fare questo in 60 giorni, questo ce lo consente la legge, ma perché non proviamo a farlo in 30? Perché però questo deve essere fatto attraverso una cultura comune anche nell'ente pubblico, sviluppare il senso di appartenenza allo strumento pubblico, questo è un lavoro che è necessario ed è interno. Ed è, io lo sento moltissimo, credo che questo potrebbe effettivamente fare la differenza rispetto al trattamento poi del cittadino, quello che vedo. E poi sicuramente diminuire il numero di norme, questo sicuramente, no? Proprio semplificare, facilitare, non è possibile. Adesso parlavo con una amica che ha una grande azienda che sta cercando di fare un ampliamento di un capannone in provincia di Bologna e sono 3 anni che insomma, lavora con carte e contro carte. La stessa azienda ha una filiale in Germania, lei è andata a maggio, il suo corrispondente le ha fatto vedere il terreno e ha presentato il progetto, a novembre dell'anno successivo, dell'anno scorso, l'ha inaugurato. Quindi è chiaro che questo è un problema, quindi da questo punto di vista io credo che queste lentezze creino anche problemi per gli investimenti dall'estero e
gli investimenti sono in questo momento soprattutto fondamentali per aumentare i posti di lavoro. Quindi credo che tutto questo creerebbe le condizioni per investimenti. C'è un'azienda, non dico del paese, però è diciamo in montagna, in provincia di Bologna, che è un'azienda leader del settore e che ha chiesto un ampliamento del capannone con l'idea di impiegare 209 persone, che per un paese piccolo com'è sicuramente farebbe la differenza, e non riesce a farlo per un blocco della sovrintendenza. Questa persona ha detto: o vendo e io vivrò bene, i miei figli vivranno bene, i miei nipoti vivranno bene, ma lo sviluppo si blocca, oppure io delocalizzo nei paesi che sono gli attuali acquirenti. E questo ovviamente farebbe perdere di competitività alla regione e al paese in generale. Quindi da questo punto di vista secondo me è necessario. Per quanto riguarda la parità, noi siamo qui grazie appunto a questa legge, e sicuramente nella politica questo sta andando avanti grazie alla lotta di tutti quanti, e sta andando avanti bene. Nel mondo reale non è così facile. Né, da un punto di vista... non è soltanto il numero di donne, ma anche che cosa fanno queste donne. Quindi non è il numero di donne che lavorano, ma quante sono nel top management, quante donne hanno capacità decisionale, possibilità decisionali, no? Quindi c'è da lavorare secondo me moltissimo sulla cultura della parità, moltissimo, lavorare con i giovani, lavorare con i bambini. Io credo che da lì si debba partire. In fondo la nostra società, chiaramente l'Emilia Romagna è già parecchio avanti rispetto alla media italiana, però credo che anche qui ci siano delle connaturate atteggiamenti, no? E sul mondo del lavoro ci sono, si vedono, ci sono anche delle così alcune tutele mancanti che io mi auguro che con Jobs Act vengano attuate anche per le donne, per la maternità femminile, anche per le precarie, le famose lettere di dimissione in bianco per le ragazze precarie. Spero veramente che sia una cattiva pratica che venga cancellata, e questi saranno un aiuto che può essere dato per, ma poi ci sono secondo me i servizi, quindi asili nido, ha un costo più vantaggioso. Quindi secondo me investire su questo per dare la possibilità alle donne di chiudere velocissimamente i programmi europei. La strategia Europa 2020 chiede l'aumento dell'occupazione femminile, quindi i soldi per questo li riusciamo a trovare. Dovete venire qua perché l'altro microfono non funziona. Anna, fatemi segno. Allora, io sono Anna Fusellato, sono presidente dell'associazione Rose Rosse, un'associazione donne di Castelmaggiore, e quest'anno ci siamo occupati di lavoro femminile nel periodo della crisi. Volevo fare una domanda, dato che ho visto appunto guardando i vari profili delle candidate, appunto Daniela Vanini si è occupata del discorso del lavoro. Volevo fare questa domanda: cosa può fare la regione e quali sono eventualmente le sue proposte per aiutare comunque a fare delle politiche di genere nella lotta alla disoccupazione? Cosa può fare la regione, quali sono i suoi ambiti? E un altro quesito, in parallelo a queste politiche di genere, anche per i tempi di conciliazione, per le politiche di conciliazione, perché attraverso la nostra ricerca abbiamo visto che anche nella crisi i tempi di cura sono tutti, insomma, rimangono interamente a carico delle donne, quindi questo è un problema che permane, che non cambia, anzi che possibilmente è addirittura peggiorato. E quindi cosa può fare la regione, quali sono, insomma, le proposte? Tanto grazie mille per questa domanda. Il tema prioritario penso che sia per tutte noi quello del lavoro, questo è evidente. La nostra regione è riuscita a raggiungere un'occupazione femminile che è superiore al 60%, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo di Lisbona. Poi bisogna però essere anche molto molto onesti: abbiamo un'occupazione al 60%, ma il lavoro delle donne è comunque più precario, molto più instabile e soprattutto meno pagato. Quindi queste sono le caratteristiche del lavoro femminile anche in questa regione. Quindi secondo me, se si tenta tutto, noi dobbiamo fare
dobbiamo fare un lavoro molto importante su questo tema, dobbiamo sapere che la disoccupazione colpisce in una maniera molto selettiva alcune fasce, alcune categorie. Noi abbiamo parlato spesso di disoccupazione giovanile, che sappiamo essere anche nella nostra regione al 21%, siamo la settima regione in Italia che ha una disoccupazione così forte, ma se andiamo a vedere nell'ambito della disoccupazione giovanile, le donne sono più penalizzate nonostante abbiano un curriculum più importante, cioè più importanti, più migliori, abbiano dei percorsi scolastici più positivi. Se andiamo a vedere le persone, i ragazzi sotto i 29 anni che non sono inseriti in un percorso scolastico, formativo, che non hanno un'occupazione, anche in questo caso la percentuale è circa intorno al 20%, ma le caratteristiche dentro questa categoria sono anch'esse da analizzare, perché per esempio il 90% dei ragazzi, dei maschi, vivono in casa con le proprie famiglie, sono ancora figli, mentre le ragazze che si trovano in questa situazione in cui non lavorano e non studiano, se andiamo a vedere il 50% sono giovani madri o comunque sono fuori di casa e quindi hanno un target diverso. E ancora sta aumentando la percentuale di quelle donne che perdono il lavoro dopo che invece lo avevano in gravidanza, quindi donne che erano occupate in gravidanza e che a distanza di 2 anni dal parto non hanno più lavoro, siamo circa al 22%, quindi è abbastanza evidente che le risposte sono da costruire, ma sono due filoni su cui possiamo lavorare. Il primo è quello di costruire nuova occupazione di qualità. È una nuova occupazione che tenga, che veda con un occhio di riguardo il tema dell'occupazione femminile. E il secondo è quello appunto dei tempi di conciliazione. Quelli che io, una delle mie proposte, ne ho fatte 3 per la regione, la prima è appunto quella di creare nuova occupazione di qualità, la seconda è quella di costruire una vita più sostenibile per persone e per coppie. E questo è evidente che va nella direzione di una armonizzazione dei tempi di vita delle persone tra lavoro, famiglia, impegno sociale, perché anche questo va tenuto dentro tutta nella vita di una persona, perché la persona va da più sfere che devono tenere in equilibrio. Allora, sul tema del lavoro, io credo che noi dobbiamo, prima di tutto, come vi dicevo, sono stata consigliera provinciale e noi in questo caso abbiamo visto come hanno lavorato i centri per l'impiego, quali sono le difficoltà con cui i centri per l'impiego riescono a dare risposta. Oggi i centri per l'impiego non hanno più una regia provinciale, perché la provincia è diventata in secondo grado, dobbiamo costruire la città metropolitana, stiamo costruendo la città metropolitana, ma c'è senza dubbio un momento di difficoltà per i centri per l'impiego, per mille ragioni, anche perché il personale che è impiegato è molto inferiore a quello che è impiegato in altre regioni europee e quant'altro. Ma certamente secondo me è fondamentale che la regione assuma un ruolo di regia e di coordinamento di tutte le politiche attive per il lavoro e anche dei centri per l'impiego, per poter dare delle risposte concrete. La regione ha messo in piedi una serie di misure e di strumenti che sono fondamentali, ma questi strumenti va data sostanza, va dato corpo. Penso a Garanzia Giovani, penso ai tecnopoli, penso alla valorizzazione delle scuole tecnico-professionali. Sono tutte iniziative che vanno nella direzione di creare occupazione, ma che al momento stanno funzionando così, diciamo in questi termini. Perché? Perché manca soprattutto un aspetto, manca la relazione tra il mondo della scuola, dell'università, della ricerca e il mondo delle imprese. Quindi noi dobbiamo costruire rete, dobbiamo fare rete tra la ricerca, l'università e il mondo delle imprese, dobbiamo costruire una rete formalizzata in cui si capisca chi fa cosa, in cui le aziende capiscano anche il valore della ricerca, cosa le aziende possono guadagnare da una relazione positiva col mondo della ricerca e dell'università. E poi ci sono tutta una serie di misure collegate tra l'altro ai fondi europei, che sono quelli che vedono appunto la possibilità di finanziare dei progetti appunto di relazione tra il mondo della ricerca e imprese, ma anche start-up aziendali che vanno incentivate. Su questo penso che ci siano molte possibilità per le donne, e soprattutto ci sono molte possibilità per le donne in settori non tradizionali, perché anche noi dobbiamo stare attenti a non ghettizzarci sempre nei soliti settori che sono quelli della cura. Ci sono molte altre possibilità per le donne, e sono per esempio nel ramo della green economy e in tutti quei rami innovativi su cui ci sono molti fondi europei. E questo è il tema del lavoro. Ma il lavoro, come vi dicevo prima, per le donne diventa molto più difficile sia ottenerlo, ma poi soprattutto mantenerlo. Perché? Perché il lavoro di cura grava soprattutto su di noi, e perché non ci sono tutta una serie di servizi, ma anche di strumenti che possono agevolarci. Allora, la regione Emilia Romagna ha investito moltissimo sul tema degli asili nido, adesso qui c'è Teresa Mardotti che ha scritto una legge molto importante che ha reso molto più flessibile
per esempio la possibilità di usufruire degli asili nido, di poter accedere agli asili nido, e abbiamo potenziato ulteriormente questa possibilità. Ma secondo me è necessario, questa è appunto la seconda proposta che faccio, è necessario quello di costruire una legge quadro che tenga insieme tutte le politiche e i servizi che sono al servizio di una vita più sostenibile per le persone e per le coppie. Questo significa asili nido, significa servizi di cura anche più attualizzati, perché la nostra vita è cambiata, i nostri ritmi di lavoro sono diversi, abbiamo diverse tipologie di famiglie, quindi è ovvio che noi dobbiamo riuscire a dare una risposta che sia diversificata e più flessibile, ma dobbiamo tenere insieme tutto questo con delle politiche che io le ho definite family friendly, perché così si chiama adesso in Europa, sono tutte quelle politiche che possono essere incentivate con fondi europei anche dalla regione Emilia Romagna e che vanno nella direzione di incentivare il part time anche per brevi periodi della propria vita, rendendolo però non negativo in termini di carriera per le persone. Ci sono degli stati, penso all'Olanda, dove si può accedere moltissimo al part time, e moltissimo anche gli uomini, il 25% di quelli che accedono in Olanda al part time sono uomini, non sono donne, ma questo serve, si è visto che rende molto più efficiente anche il lavoro per le aziende, perché ovviamente una persona più serena riesce a gestirsi meglio il proprio tempo, ma ci sono altri strumenti, la possibilità del telelavoro per una percentuale del proprio tempo. Tetra Pak, che è un'azienda molto famosa, svedese, che ha sede a Modena, per esempio è stata premiata per il fatto che le proprie risorse, personale, i propri dipendenti possono svolgere per il 20% dell'orario settimanale il lavoro fuori dalla sede, anche a casa. Allora, anche noi, diciamo, storicamente il lavoro è stato molto osteggiato, però io vi faccio esempio della mia azienda. Noi per esempio lavoriamo moltissimo da casa, ma non perché l'azienda ce lo riconosca, il lavoro da casa è non pagato e non riconosciuto, dobbiamo essere molto chiari. Però visto che capita di dover magari uscire, magari per 12 ore in ufficio, poi a un certo punto ci vado a casa e finisco da casa dopo cena. Però, oppure io ho due ragazze che lavorano nel mio gruppo che hanno appena avuto dei due bimbi che hanno 6 mesi, una tra l'altro abita a Padova, il part time io gliel'ho firmato a entrambe, l'azienda gliel'ha bloccato, perché poi le aziende private non sono così incentivate dal part time, e queste persone ovviamente devono venire in azienda, uscire, vanno a casa e poi magari lavorano da casa perché devono finire qualcosa, perché sono magari disponibili anche a portare avanti qualche altro progetto su cui sono interessate, ma lo fanno senza che questo venga riconosciuto. Io credo che questo sia fortemente ingiusto, visto che ci sono realtà che lo fanno, visto che ci sono anche qui fondi europei che possiamo utilizzare per incentivare delle pratiche. Io penso che studiare degli strumenti che siano in grado di dare maggior flessibilità proprio alle forme organizzative del lavoro, per consentire a tutti, non solo alle donne ma anche agli uomini, perché questo culturalmente è un passo in avanti, avere la possibilità di gestirsi il proprio tempo fuori dal lavoro in maniera più serena. E questo credo che sia una risposta anche culturale alle aziende, che sanno in questo caso che di poter contare sulle donne e sugli uomini, ma garantendogli anche una maggior serenità di vita. Allora, sembrano interventi con tempi diversi, ma ho tenuto conto della loro presentazione. Lei è stata velocissima nella presentazione iniziale, glielo dovevo. Quindi adesso siete pari, quindi tutti state dentro. Cioè, sembrava che avessi dato più a una all'altra, ma c'è un perché. Allora, Stefano Borsari. Se c'è qualcun altro, perché dopo Stefano nessuno mi ha segnato, se no dopo mangiamo. Ma la mia domanda era rivolta a cercare di sfruttare la tua competenza professionale su un tema che qua è di cassetta. Tu hai parlato del PTCP, della pianificazione territoriale della provincia. Noi adesso ci troviamo di fronte al punto finale, passante nord, sì o no o come? Allora, c'è un numero che a me spaventa, che è 1,3 miliardi. Prima avevamo fatto il passantone, poi l'avevamo un po' accorciato e poi dopo autostrade si aveva detto, almeno, facciamo il passantino perché non abbiamo i soldi per fare il passantone accorciato. E ci mettiamo 1,3 miliardi, non va bene, rivolta degli enti locali, torniamo al passantone smussato.
sempre 1,3 miliardi. Allora io dico, cioè, c'è differenza tra fare un'opera pubblica bene e male. Passante di Mestre è stato studiato in maniera perfetta dal punto di vista dell'impatto ambientale. Qui noi ci troviamo di fronte a un tema delicatissimo, perché al di là della tutte le valutazioni che possono essere, va fatto o non va fatto, trasportistica o non trasportistica, sviluppo dell'area urbana o non sviluppo dell'area urbana, però io temo che qua i soldi per fare, gli indennizzi come devono essere fatti, le fasce boscate come erano state previste e tutto quello che ci andrebbe per fare una pianificazione sostenibile non ci sia. E questo è un tema grosso e che può portare su questi territori a un ribaltamento di tutti anche gli equilibri di forza, perché se sbagli sei finito su questo punto. Domandone che però dimostra quanto la pianificazione del territorio quanto sia importante. Allora, voglio essere un po' generica per dire quando si fanno queste scelte che cosa vuol dire, no? Cosa vuol dire fare un'infrastruttura di questo tipo? Sotto il profilo economico vuol dire comunque portare in quel territorio, no, che si raggiunge meglio, attività produttive, diciamo luoghi di rilancio di quel territorio. Contemporaneamente però il territorio va tutelato, perché parliamoci chiaro, lo vediamo, dico una cosa banale, non è il caso ovviamente della città di Bologna o della regione Emilia Romagna, però insomma vediamo abbastanza quotidianamente che cosa sta facendo il clima, e quando non abbiamo trattato il territorio con la dovuta attenzione e non abbiamo fatto quelle infrastrutture, quelle opere che ci permettono di contenere dei fenomeni naturali così importanti, che cosa succede? Abbiamo poco, 2-3 settimane fa, quello che è successo a Parma. Allora questo non può essere, cioè non può essere nella progettazione complessiva, non si può non considerare che l'impatto che un'infrastruttura di questo tipo ha sul territorio. Quindi la mia opinione, ed è per questo che la regione secondo il mio punto di vista diventa molto importante. Allora, la provincia fino a questo momento, quando era un ente di primo livello, ha fatto un lavoro importantissimo, ed è la provincia di Bologna ha fatto un lavoro qualitativamente molto più alto della maggior parte di tutte le province che si trovano in Italia. Cioè ha svolto un ruolo di controllo dei comuni in maniera molto attenta e guardando anche alla qualità. In questo momento questo ruolo non ce l'ha più, quindi occorre che la regione si assuma la responsabilità e faccia delle scelte molto importanti. Secondo me nelle scelte che fa deve includere il rispetto del territorio e dell'ambiente, quindi le fasce boscate, cioè i soldi si devono trovare nel momento che fai un'infrastruttura, devi abbinare a questa infrastruttura tutte quelle opere di mitigazione, di impatto, che servono per mantenere la qualità urbana di quel luogo vivibile, perché comunque noi ci dobbiamo stare in questi luoghi e i luoghi devono essere sani sotto il profilo della salute, ma anche sotto il profilo, come dire, tra virgolette psicologico, perché un luogo deve essere tale per cui tu hai anche il piacere di starci. Allora un'infrastruttura di questo tipo protetta da una fascia boscata ti permette di proteggerla dalle aree dove poi tu in qualche modo stai, ci sono spazi pubblici, e quindi da questo punto di vista io credo che nel momento che si intraprende un percorso di questo tipo devono esserci, inclusi le risorse finanziarie adeguate per costruire tutto quello che sono le opere di mitigazione. Così deve essere, perché viene meno assolutamente uno dei criteri fondamentali, che è la vivibilità di un luogo. Va bene l'economia, no? Va bene, cioè noi dobbiamo pensare a rilanciare il nostro territorio, ci mancherebbe altro, deve crescere la regione Emilia Romagna, deve essere un luogo dove anche i mezzi di comunicazione ti permettono di raggiungere, fare un altro esempio, fiera, stazione, aeroporto. Noi dobbiamo essere in grado di essere competitivi, quindi questo deve essere. È chiaro che nel costruire queste infrastrutture bisogna anche pensare a una pianificazione e le destinazioni d'uso che ci sono nei luoghi circostanti a queste infrastrutture. Quindi va bene l'accessibilità dei luoghi, vanno bene le vie di comunicazione, devono essere tali per cui non siano troppo impattanti con il contesto in cui tu vai a inserirli. Questo per me è un principio fondamentale. Io tra i miei argomenti mi occupo anche un po' di green economy. È fondamentale. Che cos'è la green economy?
è quella disciplina che ti permette di fare delle scelte che non sono finalizzate solo al guadagno economico, ma nel percorso della scelta che fai tu devi, diciamo, seguire tutta la filiera, no? Dal momento che della materia prima fino alla trasformazione dell'oggetto che tu eventualmente vai a vendere o che vai a costruire deve essere tale che in tutto il percorso ci deve essere un rispetto per l'ambiente e un riuso e un riciclo delle materie che tu vai a utilizzare, questo per non esaurirle, cioè per far sì che il ciclo sia continuo. Io credo che questo sia un elemento fondamentale. Dico solo una cosa rispetto alle donne, visto che cambio solo perché prima non l'ho detto, se mi è possibile ho ancora un po' di tempo? No? Sì, no. Sì, no. Va bene, perché dopo parte le domande, dopo facciamo il finale, cioè ognuno dopo dice... Sì, è una ruota libera, perché non è io. Volevo parlare solo, passando alle donne, sì, pensavo sì, a questo sì, tema. Certo. Allora, io come quartiere abbiamo lavorato con la Casa delle Donne per non subire violenza, abbiamo fatto dei progetti all'interno delle scuole, tra cui anche il Minghetti. Mi è venuto in mente, pensando a quello che diceva anche Daniela, del lavoro, no? Che comunque è l'approccio culturale, no? Che bisogna cambiare un po' nel sistema. Una cosa che mi ha molto colpito in questo, diciamo, percorso che abbiamo fatto con le scuole e che poi mi è stato raccontato e riportato, cosa abbiamo fatto? Hanno studiato, ovviamente era finalizzato alla violenza che le donne spesso subiscono anche all'interno delle coppie, no? Quindi cosa c'era? La volontà di costruire una mediazione e anche diciamo, una capacità di stare in coppia, no? Un dialogo tra le ragazze. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è che è emerso, anche parliamo dei Minghetti, quindi una scuola di alto livello, quindi di persone che si presume vengano da famiglie comunque di alto livello culturale, è emerso che già nelle coppie molto giovani c'era una percentuale altissima di ragazze che in qualche modo subivano culturalmente una sorta di arroganza da parte degli uomini, che non sempre si traduceva, voglio dire, per forza in una violenza fisica, ma c'erano tantissimi piccoli segnali comunque di un atteggiamento di, come dire, sudditanza. A me questa cosa, adesso lo dico, sono state fatte delle statistiche, ovviamente io non ho potuto sapere i nomi di queste ragazze perché erano riservati, erano tutti percorsi, però era per dirvi che, cioè, questo è un percorso molto importante, ed è un percorso, un processo culturale che noi dobbiamo mettere in campo nel nostro paese, che si traduce in proposte, come diceva la Daniela, in proposte legislative che devono essere messe in campo, ma dietro c'è un grandissimo lavoro culturale che noi dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare dalla base, fin da piccoli, dobbiamo lavorare nelle scuole, dobbiamo lavorare nelle famiglie, dobbiamo dare supporto alle famiglie, perché non sempre le famiglie sono in grado di veicolare questo tipo di messaggio. Quindi mi aveva, insomma, parlando della condizione femminile, mi era venuta in mente questa cosa. Noi stessi a Bologna partiamo già in alcune condizioni dove siamo in difficoltà, forse non ce ne rendiamo conto, ma dobbiamo lavorare veramente molto su questo. Io ho solo Marinella per il momento, dopo... Prima del mangiare io, quindi. Allora, velocemente. Un altro, perché dopo... Una domanda proprio a bruciapelo, rispetto al dibattito degli eventuali tagli dei costi delle regioni, se verranno confermati e nella misura in cui verranno confermati, perché adesso il dibattito è comunque aperto, ci sono a vostro avviso delle politiche che permetteranno di non far ricadere questi tagli sulle spalle dei cittadini? Ovvero, ribalto la domanda, ci sono delle aree intoccabili su cui vi schiererete perché non vengano tagliate o non vengano comunque messe in discussione rispetto a qualità e quantità dei servizi erogati? Io non avevo intenzione di intervenire, poi il discorso del passante nord mi ha stuzzicato. Allora, volevo sapere se, faccio la domanda in modo molto diretto e brutale, siete rassegnate tutte e tre al fatto che questa cosa si farà? Perché per me non è una consolazione che ci siano gli alberi che limitano l'impatto. Do un dato che mi ha allarmato quando l'ho letto. La regione Emilia-Romagna in 40 anni, dal 1974,
è passata da 18 milioni di ettari di suolo agricolo a 13 milioni, ci ha consumato 5 milioni di ettari di suolo agricolo. Allora, è una regione in cui l'agricoltura è importante, è una delle regioni in cui abbiamo prodotti di qualità, IGP e via dicendo, cioè cosa vogliamo ancora consumare? Secondo me è l'ora di piantarla lì. Io sì. Se no, allora fate il chiesto per quello che ci ho voluto chiedere, no, a te no, non voglio fare la domanda, io sono segretaria. No, è che magari dopo diventa lunga e quindi se sì, fanno sì. L'ultimo giro va bene, sì. No, in realtà non avevo delle domande, avevo due pseudo consegne da fare. Uno dei temi che la Regione dovrà iniziare ad affrontare appena eletti, anzi siamo già un po' in ritardo, ma non per volontà delle consigliere, sulla città metropolitana. La città metropolitana nasce il 1° gennaio dell'anno prossimo e la Regione avrebbe avuto un ruolo importante anche in questo periodo, no, di definizione un po' del riassetto istituzionale. Con quello che è successo probabilmente è in parte venuto meno questo ruolo e adesso il Consiglio metropolitano sta un po' ragionando. E quello che a me preme è che i consiglieri regionali, il futuro assetto insomma, del governo regionale tenga conto che la regione Emilia-Romagna non è solo la regione delle grandi città ma è anche la regione di questi comuni e di questi territori dove ci sono tanti cittadini con delle esigenze, delle possibilità che solo in parte corrispondono e rispecchiano quelle delle città più grandi e quello che a noi preme insomma, è che nell'ambito del ragionamento che dovremmo fare, che dovrà essere un ragionamento di area vasta, quindi dovremo ciascuno nel proprio territorio smettere di ragionare nell'ambito dei propri confini e ragionare insomma, con un respiro più ampio, però il respiro più ampio non può essere il respiro della grande città, deve essere il respiro un po' di tutto un territorio e quindi valorizzare un territorio e non considerare solamente la struttura, le esigenze e le possibilità della grande città e questo anche nel futuro della città metropolitana e nel ruolo e nel diciamo nell'atteggiamento che la regione terrà insomma ci sarà insomma avrà un ruolo rilevante e quindi mi premeva insomma sollecitare anche voi perché insomma, ciascuno ha un'esperienza, viene da un'esperienza diversa, qualcuno in città, qualcuno in provincia, però insomma quello che mi preme da amministratore è segnalare questo, insomma ci siamo anche noi, ci sono tanti cittadini, anzi ci sono più cittadini / elettori nella provincia che non nelle grandi città. L'altro tema che in un contesto di donne mi piace rilevare è che questo territorio è stato interessato da un progetto di riorganizzazione proposto dall'azienda USL e in questo progetto di riorganizzazione è entrato in campo il tema del consultorio che è stato trattato in maniera, a mio parere, un po' troppo superficiale, ovvero posto che sappiamo che c'è crisi economica, non ci sono soldi, bisogna riorganizzare, efficientare, migliorare, eccetera, eccetera, però non si può trattare il consultorio alla stessa stregua del riassetto dei CUP, per intenderci. E forse c'è stata una visione un po' troppo maschile da parte dell'azienda nell'ipotizzare questa riorganizzazione. Noi abbiamo avuto una sponda importante da parte di una consigliera regionale che è Paola Marani che ci ha ascoltate e che si è battuta con la dirigenza dell'azienda per ottenere un impegno. Ad oggi noi abbiamo un impegno, quindi non l'hanno scritto e firmato, si sono impegnati a voce. Ora, in questa fase elettorale nessuno ci sta interpellando, quindi per noi l'impegno preso è ancora valido, ma mi piacerebbe sapere che, siccome Paola purtroppo non ha più voluto ricandidarsi, ecco, avremo ancora delle sponde in questo ragionamento, perché non è che un'amministrazione, non è che i cittadini siano sordi di fronte all'esigenza di riorganizzare, perché sappiamo che i tempi sono complicati per tutti, però ecco, ci sono servizi e servizi, e un conto è
ridurre i punti di accesso CUP e un conto è smantellare questi presidi del territorio come consultori che hanno tutt'altra storia, tutt'altra rilevanza. Quindi questo è il problema. Stavo guardando le domande che mi già l'ho dimenticata. Allora, tagli, giusto? Ecco. Tocca un tasto veramente. Io questo tema me l'ero già posto da presidente di quartiere, perché le spiego, noi abbiamo già fatto il primo incontro col sindaco in cui abbiamo fatto una previsione di tagli che è terrificante, scusate il termine. Allora, ci sono delle cose che per me non si possono pagare. Perché noi la spending review l'abbiamo fatta già da 5 anni e abbiamo ridotto all'osso tutto quello che era, diciamo, che si poteva risparmiare. Lo dico, io parlo anche in quartiere direttamente, noi abbiamo un budget di 3 milioni di euro, di cui 1.600 euro sono per i servizi sociali, abbiamo ridotto le spese al limite. Il passo successivo, vi dico, è taglio l'assistenza agli handicap, quindi tutte le persone che hanno bisogno. Riduzione dell'assistenza domiciliare, riduzione delle persone in casa di cura, stiamo parlando di anziani soli che non sono in grado di essere assistiti nelle proprie case. Quindi non c'è nulla da tagliare, così vale anche per la regione. Qui abbiamo Teresa Mazzocchi che si è occupata dei servizi sociali. No, cioè io credo che quella roba lì non si può toccare, non c'è un minimo. Che cosa possiamo fare? E secondo me noi, e credo che chi sta trattando con il governo propone questo, noi possiamo eventualmente riorganizzare, noi possiamo settore per settore capire come meglio utilizzare quelle risorse per aumentare il servizio e per meglio rivolgerlo a chi ne ha bisogno. Faccio un esempio banale, a Bologna è stato fatto un progetto sperimentale insieme all'ASL, al Comune di Bologna e a tanti altri soggetti, tra cui le organizzazioni sindacali. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto un'analisi delle persone che hanno oltre 65 anni, sotto i hanno fatto un'indagine che è durata 3 anni, in cui hanno raccolto tutti i dati, che sono i dati anagrafici, i dati di tipo economico, tutte le analisi cliniche che avevano fatto, un insieme immenso di dati. E che cosa serve? Serve per capire la potenzialità di fragilità di ognuno di noi. Parlo di persone che in questo caso hanno fatto una sperimentazione dai 65 anni in su. A che cosa serve? Serve per capire e prevenire, cioè noi ci dobbiamo orientare anche per non caricare la spesa sanitaria. Le persone che eventualmente potenzialmente sono fragili, ma possono diventare ulteriormente fragili, noi possiamo intervenire prima. Un elemento, per esempio, ci sono persone anziane che sono sole, che però non sono ancora malate, quindi, e però quella solitudine potrebbe in qualche modo incidere su un percorso di malattia. Quindi intervenire prima, creargli una rete intorno, creargli un indotto anche di persone che in qualche modo l'accompagnano in questo percorso. La traduco molto semplicemente, però questo è un esempio di che cosa noi possiamo fare anche per risparmiare. Ma risparmiare vuol dire che non è che li diamo indietro al governo, vuol dire che poi quei soldi lì li indirizziamo su altre persone che magari hanno invece veramente bisogno, perché ricordiamoci che siamo anche in una fase dove il numero di persone che sono in difficoltà è enormemente aumentato sotto tutti i punti di vista. Abbiamo anche un'immigrazione molto importante, abbiamo persone anziane che vivono molto di più e che quindi sono potenzialmente più in difficoltà, abbiamo nuclei familiari dove hanno perso il lavoro, quindi ci sono famiglie che non riescono a pagarsi il mutuo della casa, non riescono a pagarsi l'affitto, cioè abbiamo un quadro abbastanza difficile. Quindi io ritengo che non si può tagliare nulla se non cerchiamo meglio di utilizzare le risorse che abbiamo. E io l'ho già detto col sindaco, io farò una battaglia proprio da presidente di quartiere che non ho mai fatto fino adesso, perché io mi rifiuto di togliere l'assistenza a delle persone che hanno dei figli con degli handicap che non riescono da soli a seguirli. Quindi è una cosa che, primo. Secondo, la signora del consumo del suolo. Allora, noi siamo la regione in Emilia Romagna, cioè la legge 20 del 2000 è stata che è la legge che si occupa dell'uso del territorio, la prima regione in cui è stata citata la frase consumo del suolo. In Italia non era mai esistita, quindi diciamo già 14 anni fa abbiamo cominciato ad avere quella particolare sensibilità. Nella legge del 6 del 2009 abbiamo ulteriormente, diciamo, intensificato questo approccio, in cui cosa si dice? I soldi che abbiamo non li dobbiamo utilizzare per fare nuove aree di insediamento, sia produttivo che residenziale, ma dobbiamo utilizzare le risorse che abbiamo per
il riutilizzo di aree già esistenti. Io credo che noi dobbiamo ulteriormente indirizzarci da quel punto di vista, lo possiamo fare con delle nuove leggi o comunque con, diciamo, delle, diciamo, cambiando alcune parti di leggi già esistenti. Quindi io credo che a volte, lei parlava del passante nord, probabilmente quella è un'infrastruttura necessaria e quindi da questo punto di vista, però diciamo nello studio che è stato fatto da molti anni, probabilmente questa infrastruttura è importante da fare sul territorio. Credo che però bisogna fare le strutture importanti e necessarie. Questo non vuol dire che dobbiamo utilizzare altro suolo per fare altri insediamenti o altre infrastrutture. E l'ultima cosa che diceva la città metropolitana, io credo che la regione abbia un ruolo molto importante. Allora, la città metropolitana avrà una sua identità ben precisa. Quello che adesso non si capisce ancora bene è come la città metropolitana si collega alle altre province della regione e come si rapporta alla regione. Da questo punto di vista occorre lavorare molto bene anche, diciamo, sull'impianto legislativo che si vuole mettere in campo e il ruolo che la regione comunque dal mio punto di vista deve avere a prescindere dalla città metropolitana. Cioè la città metropolitana, cioè, non può essere una, diciamo, una regione col buco, faccio per dire, cioè la regione è la regione, la città metropolitana ha delle sue peculiarità e quindi avrà anche dei percorsi di finanziamento diversi, perché come ci dice, diciamo, lo statuto, si possono attingere anche finanziamenti direttamente per esempio dall'Europa che possono essere destinati direttamente alla città metropolitana, però la regione secondo me deve avere un ruolo importante di regolamentazione comunque della città metropolitana anche in rapporto a tutte le altre province, perché noi comunque siamo una regione, tema fiera, tema aeroporto, cioè bisogna fare anche delle scelte molto molto importanti. Differente tema cultura, cioè noi pensiamo all'aeroporto, credo che bisogna fare delle scelte e investire non più su tanti aeroporti, ma investire su un aeroporto. La cultura per esempio è un'altra questione, non è che si può togliere la cultura che c'è a Ravenna per privilegiare quella di Bologna, però si può fare un lavoro complessivo di tutta la regione per valorizzare quelle che sono le peculiarità. Mi sa che sono andata troppo avanti, sì. Grazie. Allora, il fondo uguale, tranquilla. Quanto? No, sarò velocissima. Su quali politiche non ci saranno tagli? No. Allora, prima di tutto i tagli si stanno ancora negoziando, quindi chissà, quindi speriamo. Quindi se ci saranno per la regione, per quanto mi riguarda, mi opporrò assolutamente a tagli al tema educazione, giovani, formazione, rapporto scuola di formazione, ricerca, mondo del lavoro, quello che c'è la mia, trovo molto d'accordo. È necessario che la regione si impegni a fare una regia tra le esigenze del mercato e l'offerta formativa. Questo è fondamentale secondo me. Credo che dal punto di vista della sanità cioè sia inaccettabile pensare che i servizi scendano di un millimetro. Riorganizzazione, secondo me qualcosa ci si può provare a fare. Secondo me qualcosa, ragioniamoci. Il consultorio di Castelmaggiore, mi sono informata, è un consultorio buonissimo, mi hanno detto, è di altissima qualità. E qua voglio tornare sul tema, la qualità delle cose è fondamentale. Mi impegno con il consultorio di Castelmaggiore perché è di qualità, cioè secondo me ragioniamo anche su questo. Proviamo a migliorare il servizio, l'eccellenza, teniamocela cara, lavoriamo su queste cose, perché secondo me è fondamentale per il futuro. Ci saranno sempre meno fondi, andiamo a incanalarli nei posti giusti. Il consultorio ho saputo che è un posto giusto. Dunque, consumo zero di territorio, siamo tutti d'accordo. Il tema del passante nord, da quanti anni se ne parla, me lo potete dire voi. Allora, è un'opera enorme, se ne sono studiati gli effetti positivi e quelli negativi, probabilmente si andrà avanti, ragioniamo sul futuro, ragioniamo sulla necessità di nuove cose, ci sono o non ci sono, però secondo me non immoliamoci sul tema
del consumo zero a tutti i costi, se può portare sviluppo, se aiuta con tutte le precauzioni del caso, studiare bene il tema dell'impatto ambientale, fare valutazioni di impatto prima, durante il progetto, anche dopo, con tutti i correttivi necessari, quindi un grosso impegno economico, secondo me, anche dal punto di vista più successivo per i correttivi, per tutte queste cose, è vero, però attenzione a non perdere occasioni per questo. Il tema dei piccoli comuni in generale, secondo me, quando parliamo di Bologna, in realtà probabilmente già parlavamo della città metropolitana, nel senso che diciamo a Bologna abbiamo la Motor Valley, no, per niente, la Motor Valley non è a Bologna, è in provincia, cioè grandissime aziende sono già tutte in provincia, quindi quando si parla di Bologna secondo me già si parlava lì, per cui naturalmente la città metropolitana è in fieri, si sta scrivendo adesso, forse domani ci sarà un'altra riga più sul tema dello statuto, bisogna fare veramente attenzione perché è un passaggio epocale, istituzione epocale. Credo che alcune delle competenze saliranno a livello regionale e secondo me da questo punto di vista la regione probabilmente in questo momento avrebbe dovuto avere già una politica forte di governo su questo statuto. Speriamo di fare in fretta perché non credo che lo scriveranno tutti in un mese, in 3 settimane, quindi forse potremmo dire la nostra. Per quanto riguarda invece di passare le cose che abbiamo detto, che altro? Ho risposto tutto, non so, c'era qualcosa che è rimasto fuori? No? Allora, andrò anch'io molto rapida per punti. Allora, i tagli. Io credo, ve lo dico molto sinceramente, che non sia possibile tagliare ulteriormente senza tagliare i servizi. Questa è la mia preoccupazione. Per cui non sono stati ancora decisi. Secondo me si sta provando a farli, però secondo me dobbiamo opporci, ma opporci in maniera molto, molto forte. Questo non vuol dire che non si possano fare delle azioni per rendere più efficiente il lavoro in regione, perché ci sarà la burocrazia, ci sono delle funzioni che possono essere riorganizzate, questo assolutamente va fatto. Le spese di rappresentanza, ci mancherebbe altro, noi in consiglio provinciale non ce le avevamo, le spese di rappresentanza, si può fare politica, amministrazione anche senza spese di rappresentanza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è una briciola rispetto ai tagli che si stanno prospettando, per cui secondo me la risposta delle fatte su quel fronte lì non è quella la risposta, perché se noi tagliamo in quella misura noi dobbiamo andare a tagliare sui servizi e questo per me è inaccettabile. L'ha detto Elena e Emanuela prima di me, educazione, welfare, quello che dicevo prima, le politiche attive per il lavoro, la sanità non si possono toccare. Sul tema delle infrastrutture, io poi ho una visione molto tecnica, sono un ingegnere, lavoro in un'azienda che si occupa di segnalamento ferroviario, per cui ho una visione molto tecnica. Io credo che bisogna capire veramente quali sono le priorità delle infrastrutture, discutere tecnicamente di come fare le strutture, poi quando si decide un progetto si deve andare avanti, si deve farlo in tempi brevi, perché se no il progetto diventa vecchio, le esigenze sono cambiate, la situazione non è più quella, per cui anche su questo, se i fondi calano, bisognerà fare delle scelte molto chiare su quello che si porta avanti e su quello che non si porta avanti, quindi questo poi arriverà al passante d'ordine successivamente, però questo sicuramente bisognerà capire dove investiamo i soldi e cosa vogliamo fare. Poi io sono dell'idea che noi dovremmo puntare moltissimo su quello che già c'è, tipo il servizio ferroviario metropolitano, ma renderlo realmente efficiente con un nuovo modello di esercizio. Poi non andiamo a elettorale perché è molto tecnico, ma se noi vogliamo che funzioni dobbiamo integrare il servizio regionale con il servizio ferroviario metropolitano, dobbiamo preoccuparci dei pendolari di lunga percorrenza che arrivano, non possono fare 2000 stazioncine piccole perché se no ci mettono un'ora in più ad arrivare a Bologna, a quel punto prendo la macchina, però bisogna fare in modo che quelle stazioni che abbiamo fatto vengano utilizzate e si può fare con un diverso modello di esercizio, eccetera eccetera. Non partengo lunga, se no faccio un'iniziativa sui trasporti, però secondo me, cioè, investiamo su quello che c'è senza, prima di andare a investire tantissimo su qualcosa su cui abbiamo dei dubbi di sostenibilità.
il tema del passante nord, io non sono rassegnata a nulla, nel senso che secondo me noi dobbiamo fare qualcosa, ve lo dico, perché io che faccio la pendolare, mi faccio ore e ore di fila in tangenziale in autostrada, non ne posso più, ve lo dico molto brutalmente. Io arrivo in ufficio alle 7:30 apposta, perché sennò ci metto un'ora in più ad arrivare in ufficio, però io credo che ci possano essere altre alternative, nel senso allargare l'attuale autostrada più tangenziale, addirittura qualcuno parla di un progetto di sopraelevata e via dicendo, ci sono altre soluzioni. Poi non so se ci siano ancora i tempi e i modi per intervenire, questo io non lo so, da qui dicono di sì, da qui dicono di no. Secondo me se ci sono i tempi e i modi si può ancora intervenire per evitare e per fare una scelta di tipo diverso, se non ci sono i modi dobbiamo cercare che questa soluzione sia il più possibile utile e sostenibile, perché deve essere sostenibile da tutti i punti di vista, di chi lo utilizza, quindi economico, sostenibile per l'ambiente, sostenibile per tutti i comuni che devono essere impattati da questo. E credo che sia fondamentale che poi se i consigli comunali, insomma, abbiamo deciso che è troppo tardi, se i consigli comunali sono tutti convinti che l'opera vada fatta, non sarò certo io a dire di no, ma se ci sono dei dubbi, secondo me è giusto che ci ragioniamo. Poi in generale buona prassi sarebbe che si facesse un ragionamento solo, se arrivasse una decisione poi si facesse l'opera, perché sennò ogni volta noi non abbiamo infrastrutture, non abbiamo nulla e il territorio poi è fermo. Città metropolitana, io ho fatto una battaglia in questi anni, alcuni di voi lo sanno, perché per me la città metropolitana doveva essere elettiva, perché solo in questo modo poteva essere una città metropolitana forte che facesse equità tra i territori. La provincia faceva equità, perché quando noi decidevamo la scuola, la strada, si faceva la scuola a Castiglione dei Pecori, la strada a Gaggio Montano e quant'altro. Questo per me era un modo per far sì che tutti i cittadini fossero cittadini di serie A, non ci fossero quelli di serie A, di serie B, di serie C. Il mio impegno sarà in quella direzione, perché secondo me dobbiamo arrivare là per avere una città metropolitana che tenga conto delle esigenze di tutti. Per il momento il nostro impegno deve essere a far funzionare, in quella direzione mio, ma sicuramente a far funzionare bene quello che abbiamo adesso e farlo funzionare bene per tutti, perché vi dico, per me la preoccupazione è un tema di non equità fra i cittadini e fra i territori, questa è la mia preoccupazione e su questo secondo me ci sarà l'impegno di tutti noi. Poi c'è un tema pericolosissimo di funzioni che va gestito, perché noi adesso dobbiamo capire come si assegnano le funzioni che prima venivano fatte dall'ente provincia, e quindi io prima vi ho fatto l'esempio delle politiche per il lavoro, dei centri per l'impiego, vi ho detto la mia opinione, ma su altri temi bisogna capire bene dove li andiamo a collocare, perché da lì dipenderà come funzioneranno i servizi e tutto il resto, tutto quello che andremo a fare. Io insomma, mi fermo qua con i temi, finisco con l'ultima battuta. Noi siamo presentate, ognuno di noi ha le peculiarità di un profilo, un percorso professionale, tutte quante, un percorso anche politico. Abbiamo fatto conoscere le nostre idee, secondo me se voi avete voglia di conoscerci ulteriormente, di farci conoscere, per noi sarà un piacere venire qua di nuovo a Castelmaggiore, ma soprattutto se ci volete far conoscere, a conoscere tutti i cittadini che vorrete. Grazie mille. Daniela Girmi, il nostro segretario che ci vuole dare un saluto, e personalmente vi ringrazio, Manuela, Daniela ed Elena. Allora, grazie per essere venute e grazie per questa serata bellissima, per tutte queste persone che hanno partecipato. Grazie a Barbara che l'ha organizzata, l'ha pensata e l'ha organizzata. E io dico così, prima di invitarvi tutti al nostro buffet, è davvero un piacere vedere che il Partito Democratico può mettere in campo delle persone così competenti, delle donne con dei profili politici e professionali così competenti. Lasciatemelo dire, questo mi riconcilia con le fatiche e le tensioni di essere segretaria del Partito Democratico di provincia in momenti come questi. Grazie veramente tanto.